L'agrillismo è in qualche modo un fungo che è nato sui problemi dell'Italia ed è un fungo secondo me velenoso e in questi anni il vero problema non è stato quello di aver non mantenuto le promesse, ma è stato proprio quello di aver immesso nella nostra circolazione delle premesse e delle idee molto pericolose, molto sbagliate, che sono dimostrate essere incompatibili con la realtà e con il governo di un paese come l'Italia. Lo stesso Grillo, se ci pensiamo, è l'acronimo che veicola tutti quanti i problemi del grillismo: il giustizialismo, G come giustizialismo, la R come modello Roma, incapacità di governare, c'è la I come immobilismo, che è l'unica forma di onestà e legalità consentita, poi c'è la L come lavoro, una cultura del lavoro che non esiste, una cultura contro le imprese, c'è l'altra L che è la leadership. Il grillismo è followership, cioè sono i follower che seguono il leader, l'uno vale uno, una capacità di leadership pericolosissima, e poi infine la O come onestà, perché l'onestà è stato il surrogato della capacità e tutto questo ha legittimato un governo, secondo me, formato anche di incompetenti che hanno trasformato la non competenza nella risposta alla casta dei competenti. In questi anni, in questi 2 anni di esperienza di governo del grillismo in un modo o in un altro, noi abbiamo sperimentato con le nostre mani, con i nostri occhi, con i nostri sguardi, la nostra appunto esperienza, che il grillismo può non fare danni all'Italia soltanto se smentisce alcune delle sue vecchie promesse. Erano euro e è diventato a favore dell'euro, era contro l'Europa e è diventato a favore dell'Europa, era contro la democrazia rappresentativa, adesso in qualche Ma misura perché voi si è non considerate le corretto. cose Il buone che ha Movimento 5 fatto? Stelle era il movimento che doveva aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, adesso è il tonno che Ma difende la lei non è scatoletta un e caso che questo non è ha molto. citato No, io l'unica cito cosa anche seria che ha fatto in 5 Stelle? il reddito di cittadinanza, che L'unico. è la vittoria del Movimento 5 Stelle, è stata, secondo me, un'esperienza molto pericolosa, soprattutto perché è stata abbinata a una riforma come quota 100 che ha sommato una riforma che si occupa del non No, questo lavoro o è un'altra giusto. riforma che si occupa No, del non questo è lavoro estremamente senza ingiusto. preoccuparsi in Questo è alcun estremamente modo della ingiusto perché la crescita. quota 100 l'hanno dovuta Scelta. accettare per avere il reddito di cittadinanza. Però trovo vergognoso che in questo momento in Italia 2 milioni e 300 mila persone che non avevano la certezza di mangiare, loro e i loro figli, di questi 2 milioni e 300 mila, 400 mila sono minori, 200 mila sono invalidi, oggi mangiano. E tutto questo è stato fatto con una velocità straordinaria. Merito anche dell'INPS che è Che ha stata veramente fuori fatto un là lavoro e che non straordinario. se ne parla mai e che ci fanno vedere soltanto il furbetto di Catania che ha frodato, eccetera. Non ho sentito intervistato un invalido che abbia avuto il reddito. Sarebbero potuti scomparire tutti i barboni che vediamo. Tutti i barboni che vediamo, ecco, per esempio, Sant'Egidio tutte le sere porta una minestra calda ai barboni. Ma perché non gli porta i moduli per avere il reddito di cittadinanza? Queste sono cose gravissime.